10 anni che non vieni più in Molise, dal danno di provvidenti, quando riuscissi ad avere l'alternanza onoraria, grazie con la consegna delle chiavi. Che cosa ti porti di quell'esperienza? Ma bellissimo, guarda, ce ne ricordavamo proprio pochi giorni fa con una ragazza che viveva lì vicino, comunque aveva dei parenti lì vicino, e ci ricordavamo proprio come il paese si arrivò, insomma, però la sera c'era un concertino e a un certo punto si disse: dai, che si fa, ormai siamo qui, c'erano anche i miei musicisti, si salì sul palco e ci si ricorda questa fiume di gente che si avvicinò a dire: ma come, non è possibile? Insomma, fu una bellissima esperienza, perché mi ricordo appunto quest'idea così romantica della città della musica, del paese che si poteva ripopolare attraverso anche gli artisti, insomma, e il grande entusiasmo dei giovani di quella zona per questa idea. Insomma, poi alla fine non credo sia finita proprio così in bellezza, mi è spiaciuto, però insomma l'idea continua a essere buona, secondo me, per cui ti faccio i miei migliori auguri. Grazie. Allora, nell'ultimo disco hai specificamente fatto dei duetti con delle donne e non con gli uomini come in precedenza. Hai collaborato con grandi artisti, adesso perché hai scelto quelle donne e perché, quale criterio, perché proprio quelle? Ma senti, io credo molto anche negli incontri della vita, nelle cose che succedono, anche che anche la vita ti porta e devo dire che queste artiste per una ragione o per l'altra ci siamo più avvicinate a livello musicale con Loredana e Fiorella per il disco di Loredana, con Carmen perché comunque ci si segue da tanti anni, ci è capitato di fare delle cose già insieme, con Levante perché comunque mi era capitato di suonarci insieme. Io credo molto che tante volte gli incontri non siano casuali, ma che avvengano proprio per qualche ragione anche misteriosa, che poi fa come da un pensiero diventa un pensiero creativo, diventa realtà. E quindi diciamo che è stato facile per me scegliere loro, perché era come se mi fosse stato suggerito da quello che era capitato poco tempo prima, e sono stata molto felice perché devo dire che hanno reinterpretato le mie canzoni che ho scelto per loro in modo perfetto, perché l'hanno rinnovate, hanno dato una loro interpretazione, una loro intensità, e le ho sentite ancora nuove grazie proprio alla personalità, alla sensibilità di queste colleghe fantastiche. Ultima domanda: negli anni 90 sei l'unica artista nata negli anni 90 che ha lasciato il suo stile, uno stile che comunque non si è adeguato a quello che è oggi la musica italiana, il rap, il disco e quello che sia. Perché se ne fai fiera, ovviamente? È un discorso, in effetti io ho voluto sempre sperimentare, sempre cercare di ricercare qualcosa di nuovo nella mia musica. Anche i miei progetti stessi sono sempre stati vari, ho toccato dal jazz, ho fatto ultimamente uno spettacolo in teatro anche molto sperimentale, le canzoni, ho scelto sempre autori un pochino del mondo dell'underground, del rock, però appunto non è che si può saper fare tutto, si può essere innamorati di tutto. In questo ancora, diciamo, il rap non è proprio entrato nelle mie corde, nel mio cuore completamente. Diciamo, c'è qualcuno che comincia a piacermi, perché magari anche questi giovani stanno anche, secondo me, crescendo. Però ecco, non mi ci vedevo a fare il reggaeton e quindi ho pensato che sarei sembrata un po' forzata, e ho preferito magari andare un po' controcorrente, a volte anche patendo le conseguenze, perché quest'estate per esempio ho avuto difficoltà a promuovere il mio pezzo in radio perché non era di moda, e quindi niente, arriveranno tempi migliori. E comunque sai, io credo molto nella qualità, nell'autenticità, che penso che se anche non è adesso, magari un giorno si riscopriranno delle cose, e se no pazienza, insomma, l'importante è essere veri, divertirsi anche con la musica, esserci con il cuore. Poi il successo è una cosa che può esserci o esserci meno,
insomma, stasera mi pare che ci sia una bella affluenza, per cui io sono soddisfatta. Senti Irene, di Termoli che cosa ci, che impressione hai avuto di questa città? Cioè, sei stata altre volte qui o la prima volta? No, credo sia la prima volta, a dir la verità. E che impressione hai ricevuto? Mi è piaciuta molto. Devo dire che ho anche un collaboratore della nostra agenzia di concerti che ci ha fatto un po' da cicerone, che conosce, cioè che è di qui, quindi conosce bene la città, ci ha fatto andare nei posti proprio più carini e più anche, come dire, spettacolari anche, perché c'è questo muro antico, il porto, la spiaggia quando fa quel golfo. Nella via più stretta d'Europa non l'hanno portata? Non abbiamo fatto a tempo, però devo dire che abbiamo assaporato già l'atmosfera molto, molto anche calda, accogliente di questo posto. Sembra un posto piacevole da stare. Mi hanno detto che anche d'inverno è un sogno, sì. Sarebbe un sogno per i musicisti. A parte quando tira il vento forte, ma se no. Perché comunque no, a noi ci piace anche i posti un po' raccolti, quando dopo un po' di anni che si fa sto mestiere, anche tornare a casa e avere una situazione. Quindi possiamo aspettarci una sua prossima visita, magari in vacanza? Perché no? Certo! Ci saluta Termoli, quindi? Un abbraccione a tutta Termoli e complimenti per la vostra cittadina che è molto molto accogliente. Ok, grazie.